Ciao il fine settimana. Oggi è sabato 5 febbraio 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Spese a tutto spiano? Un po' per la casa, un po' per i figli ma un po' anche per voi, oggi il portafoglio si apre già al bar per colazione e non finisce più. Se non a notte fonda. Nonché facciate acquisti inconsulti, Mercurio e Plutone in seconda casa vi additano solo merce e servizi con un buon rapporto qualità-prezzo, il guaio è che le necessità familiari e personali sono parecchie, con la Luna e Nettuno in quadratura la casa reclama riparazioni, specie sul fronte idraulico, ma anche l'auto ormai vecchiotta ha la sua da raccontare. Per non parlare dei vostri figli, che crescono come giganti. E in capo a un paio di mesi gli indumenti scappano già di misura. Inutile allarmarsi, prendetela con calma e ragionateci su, con l'appoggio di Del Sole e di Saturno filosofare allenta le tensioni e spiana la strada. Litigi e instabilità nelle coppie, alcuni partner soffrono dell'indifferenza dell'altro e potrebbero decidere di mollare. Possibili delusioni in amore anche a causa di progetti naufragati. Oggi i nati di lunedì e sabato potrebbero avere guasti all'auto o alla moto. Marte fa i capricci e potreste avere qualche piccolo dispiacere litigando con qualcuno. Oggi potrebbero proporvi offerte che apparentemente sembrano vantaggiose. Pensateci molto bene prima di accettarle e se decidete per un no, che sia gentile ma deciso. Avrai delle esperienze strane legate soprattutto a persone che conosci da poco. L'amore non va per il meglio. Tuttavia questo è un periodo che passerà appreso. Oggi vi lascerete condizionare dalle dicerie e dai pettegolezzi. Fate molta attenzione all'invidia dei conoscenti, potrebbero mettervi in cattiva luce e darvi qualche problema. Se pensate che per risolvere una questione che vi sta a cuore non occorra la forza di volontà e un pizzico di coraggio vi sbagliate. Oggi alcune persone potrebbero chiedervi l'amicizia sui social network. Prima di acconsentire valutate bene ogni cosa prima. Non tutti sono infatti disinteressati. Se avete dubbi sul vostro partner è giunta l'ora di scioglierli e in modo definitivo, o risolvete i vostri dubbi subito oppure questi vi perseguiteranno in seguito. Non confidate segreti ad amici o parenti se volete che restano tali. Possibili giudizi su di voi a vostra insaputa. Cercate di fare pulizia tra le vostre amicizie. E l'alba dell'amore, meriti tenerezza e coccole e le avrai. Porta solo pazienza e stai attenta a una nuova conoscenza. Potrebbe essere quella giusta. I colleghi ultimamente hanno messo a prova la vostra pazienza sul lavoro, ma presto capiranno che non possono competere con voi. Il vostro guardaroba è già abbastanza fornito, quindi cercate di rinnovare il vostro stile senza spese inutili. Evitate i battibecchi in amore e non siate precipitose nelle decisioni. Evitate contrasti diretti in amore se siete nate alla fine del segno, ne uscireste con le ossa rotte. Trovate ottime possibilità di riuscita in ogni campo, grazie ai numi celesti che si dispongono in aspetto magnifico per voi quest'oggi. Molti pianeti conosciuti dell'Olimpo planetario sono infatti ben disposti per il Sagittario. 7 su 10 e il totale dei corpi celesti ammonta a 12, due ancora non li abbiamo ancora avvistati con i telescopi. Luna, Sole, Plutone, Venere, Marte, Saturno, Mercurio si trovano in segni amici o fidati alleati. Solo il team Giove Nettuno è in rapporti contrastanti da un punto di vista astrologico. Giove in modo particolare, che tende a bloccare le iniziative dei nati nella prima decade. Cari Scorpione, se siete single non arrendetevi, l'importante è sganciarsi dal passato. So che siete uno Scorpione e non è facile dimenticare, ma per andare avanti è fondamentale. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle spese, Giove è dissonante, porta con sé dei dubbi. Concentratevi sulla stabilità e la fiducia oggi, consolidando le cose con le persone che vi circondano e mettete le carte in tavola. Sarete in ottima forma in generale, ma badate all'alimentazione per avere più energia. Non metterete in conto una serie di attività in questa giornata, quindi le cose potrebbero andare per le lunghe e potreste ritrovarvi, in serata, a dover ancora sbrigare delle faccende.
Poco male, a voi non dispiace tenervi impegnati, specie se avete dei pensieri e li volete risolvere. Tuttavia, potreste trovare anche altri modi per restare soli e in disparte, per pensare ai fatti vostri. Giornata a due marce, lenta e pesantuccia la mattina sotto il tiro incrociato della luna prima abbracciata a Giove, poi a Nettuno. Riconquistate velocità solo nel pomeriggio quando la bianca signora passa in ariete vestendosi di rosso, colore della vitalità e dell'energia. A frenare gli eccessi provvede Saturno congiunto al sole in sestile, ma non sfoderare il portafoglio sarà ben difficile con Plutone, Mercurio e Marte tutti abbracciati in seconda casa, la spendacciona. Amore ed Eros. In amore cercate sicurezza ma fino a sera vi sentite un po' persi. Basta un broncio del partner, un discorso non finito o una sensazione di freddezza per gettarvi nello sconforto. Tranquilli, stasera o tutt'al più domattina recupererete alla grande, sul comodino preparare il kamasutra e del cioccolato al peperoncino. Figli in gambissima di cui andare orgogliosi, se su una materia si inceppano un po' e la pagella lo rivela servirà il vostro aiuto, ma soprattutto alla vostra comprensione. Vi trovate troppo frequentemente a discutere energicamente sugli argomenti più disparati. Fareste bene a porvi delle domande subito e a prendere i giusti provvedimenti prima che sia troppo tardi. Qual è la zona erogena corrispondente al Sagittario e che i partner del vostro segno dovrebbero assolutamente conoscere? Senz'altro le gambe, organo principe del vostro segno. Poi anche il plesso solare che si inscrive nel segno di fuoco vostro alleato del leone, quindi capo, nuca, muscolatura in generale che possiamo associare all'altro segno amico sulla ruota dello zodiaco, quello dell'ariete. Lavoro e denaro? Pesanti ma di soddisfazione gli studi, alla fine dopo un lungo e faticoso iter superate un esame o riportate un votaccio almeno a livello della sufficienza. Confusionare invece improprio. Soprattutto i creativi che hanno un sacco di idee ma faticano a quagliare e a indirizzarle verso la giusta direzione. Anche le faccende domestiche potrebbero essere svolte velocemente e invece tirate in lungo perdendo un mucchio di tempo a fare la spesa e buttando nel carrello una quantità inimmaginabile di alimenti. Non ci si può lasciar sedurre dal nome o dall'etichetta, anche la vostra golosità reclama moderazione. Il vostro coraggio e la vostra personalità vi faranno conquistare punti importanti oggi. Non abbiate paura di brillare, vi farà guadagnare grandi consensi con i datori di lavoro, o potenziali tali. Un approccio energico è il migliore e verrà naturalmente. Giornata decisamente buona in campo professionale in cui riuscite a portare a termine iniziative lasciate in sospeso in precedenza, senza troppi sforzi e fatiche. Il sole positivo dall'amico acquario vi assiste infondendovi una bella sicurezza in voi stessi. Benessere. Stanchi e anche un filo gonfi, troppo sale nelle vivande e troppo poco moto che, per uno sportivo del Sagittario, equivale a un'eresia. Almeno il tragitto casa-azienda copritello a bici o a piedi, vero che l'area è inquinata ma se siete ottime forchette e pure goduriose a tavola da qualche parte bisognerà pur aiutarsi. L'energia astrale di oggi ti fa sentire vivo e aperto a nuove cose. Il miglior complemento a queste energie emotive sono una dieta facile da seguire lo stretching. Preferite alimenti leggeri come zuppe, insalate e pesce. Per lei, voglia di pancione di cui parlare con lui, magari sulle prime lo vedete indeciso, non convinto, ma per amor vostro potrebbe smollarsi. E no, si parte già con il piede sbagliato. Meglio attendere ancora un po'. Per lui, non è Natale, né la Befana e nemmeno Pasqua, ma ai vostri figli un regalo non lo portate comunque, come d'abitudine di sabato, gesto bellissimo, purché di dimensioni lillipuziane, altrimenti rischiate di viziarli. Colore delle emozioni, rosa confetto. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 6. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.